Ciao a tutti amici, sono Giusy e bentornati sul mio canale. In questo video vedrete finalmente, dopo un po' di tempo, la spesa settimanale per tutta la famiglia che ho effettuato in due posti diversi, anzi diciamo che ci aggiungerei un terzo, ma ho preso giusto le uova fresche, un caseificio che vende uova fresche, mi servivano perché devo fare un dolce, ci vogliono per forza quelle fresche. Io ho ancora la mia mascherina addosso e niente, ora vi faccio vedere subito tutta quanta la spesa. Ci sarà la mia aiutante, vero? Sì, vero. Ok, vi faccio vedere subito cosa ho comprato. Ok Asia, facciamo vedere cosa abbiamo comprato. Sì. Allora, questa è tutta la spesa che ho effettuato, vi ripeto, in due posti diversi. Allora, iniziando da qui, ho preso vari formati di pasta perché l'avevo quasi completamente terminata. Ho preferito la Molisana perché comunque è tutto grano italiano. E qui abbiamo, cosa abbiamo? Delle conchiglie, diciamo grosse, che solitamente le uso per fare pasta con le patate. Le orecchiette, queste sono le penne lisce, fusilli, diciamo da noi si chiamano i maccheroni più grossi, i rigatoni praticamente. Qui abbiamo i pennoni rigati e poi Asia ha rubato gli spaghetti. È vero, Asietta? Ok, questi sono gli spaghetti. Poi qui abbiamo, diciamo in tutta questa busta ci sono vari salumi, comunque nello specifico abbiamo il petto di tacchino, salame ungherese, la pancetta rotolata, prosciutto cotto e il prosciutto crudo. Erano tutti in offerta, li volevo diciamo provare e quindi li ho presi. Poi qui c'è questa confezione di tonno, che sono praticamente 2, 4, 6 scatole, ed erano anche questi in offerta. Sinceramente a casa nostra non può mai mancare il tonno, facciamo veramente un grande uso. Poi c'erano anche in offerta questi biscotti per il latte, ho preso questi simili alle macine, ovviamente tutti senza olio di palma, ma ormai tutto è senza olio di palma. Questi integrali per me e poi questi al cioccolato per più che altro per i bambini. Questi invece dalla Lidl ho preso questa pizza, le ho volute provare, non le ho mai prese. Queste facevano parte dell'edizione XXL e infatti le ho pagate tipo 2,79 euro, sono tre pizze giganti. E precisamente, almeno dalla figura, sembra con salame piccante, funghi e forse prosciutto cotto, sarà queste qui, non so, non è scritto. Comunque dovrebbero essere molto buone, anzi le metto subito nel freezer perché altrimenti, perché è l'unica cosa congelata che ho preso, se no è un peccato se si scongela. Ok, la mettiamo qui poi con calma. Successo, si è crollata tutta la pasta. Sì, non fa niente. È crollata tutta la mia torre di pasta. L'importante è che non la fai cadere per terra, mamma, sennò se si apre il pacco è un disastro. Allora, poi qui abbiamo la mozzarella per pizza, perché ho preso la base per pizza, quindi solitamente ho il venerdì sera o il sabato sera faccio la pizza, diciamo, o la faccio io oppure prendo questa base qui. Poi una confezione di sottilette classiche, una confezione di sottilette, in realtà questo è formaggio tipo il formaggio cheddar degli americani, ecco, infatti è un po' più giallo, non l'ho mai preso, però lo volevo provare così da usarlo o per i toast oppure comunque per gli hamburger. Poi ci sono due confezioni di yogurt, questo con queste palline all'interno che sono di cioccolato, piacciono molto ad Asia. Tre confezioni di yogurt greco, questo è il non so se della sì, della Yomo praticamente, la linea Delta, che era in offerta anche alla Lidl. Volevo prendere un altro al caffè, ma sinceramente era tutto finito. E una confezione di camomilla solubile perché l'avevo terminata. Questi poi sono i ceci giganti, attenta Asia, i ceci giganti. E poi una confezione di sale grosso, anche questo perché l'avevo terminato, il sale fine invece già ce l'ho. Poi dalla Lidl ho preso questa della linea Italiamo, dovrebbe essere, si legge così, Italiamo, no, Italiamo, e praticamente questa, la mozzarella di bufala, siccome ha scadenza breve, ha il 30% di sconto, come anche questo formaggio che non ho mai assaggiato, però cioè, almeno dalla foto, voglio dire, dovrebbe essere buono, anche questo con scadenza breve e quindi col 30% di sconto. E poi questa confezione di stracciatella,
Cos'altro? Poi questa parte qui l'abbiamo terminata. Poi qui abbiamo una confezione di valeriana, anche qui sapete benissimo la frutta e la verdura a casa non manca mai, la rucola perché spesso la sera accompagno i secondi con le bruschette, faccio tostare un po' di pane, quindi sopra due pomodorini e un po' di rucola, e veramente sono ben gradite. E poi queste due confezioni di cuori iceberg, che addirittura proprio per scadenza breve non c'era il 30% ma il 50%. Qui abbiamo invece le uova fresche di cui vi parlavo, che ho comprato dal caseificio, quindi essendo fresche, cioè voglio dire, siccome mi servivano fresche le ho prese appunto dal caseificio, quindi non utilizzo queste qui, che invece le ho prese dalla Lidl. E poi qui c'è tutta la carne fresca che ho preso, solo questa qui l'ho comprata dalla Lidl che è già confezionata ed era in offerta il macinato di scottona, solo questo qui. Per il resto ho acquistato tutto, diciamo, dal banco fresco di un altro negozio, dell'Alter, di cui vi ho parlato altre volte. E quindi qui abbiamo la salsiccia modello zampina, praticamente ho preso circa un chilo. Qui abbiamo le costate di suino, queste sono delle fettine da fare alla pizzaiola. Questo è il petto di pollo tagliato a fette, un petto di pollo intero, e questi sono degli hamburger di pollo, quindi diciamo di carne bianca, ecco, un po' più leggeri rispetto a quelli normali. E quindi tranne le pizze che erano qui che ho tolto subito, questa è praticamente tutta la spesa che ho effettuato, che sicuramente la carne mi durerà per circa 3 settimane, non una sola ovviamente, però queste cose qui, cioè parlo delle insalate, yogurt e anche biscotti latte, come anche i salumi, anche perché sono freschi, quindi più di qualche giorno in frigo non puoi tenerli, mi basterà per una settimana circa. E però appunto anche la pasta, questa roba qui ovviamente non dura solo una settimana ma molto molto di più. Per quanto riguarda il latte invece l'avevo già preso e l'ho sistemato tutto qui all'interno, e in frigo ci sono delle piadine che avevo già preso, piadine e qualche altra sciocchezza insomma che avevo già preso, e quindi non vedete in questo video, però per il momento sono a posto così per 2-3 settimane. Bene amici, io spero che questo video vi sia piaciuto e che sia stato motivante, magari avete anche voi da effettuare una bella spesa settimanale. E dietro infatti, qui da questa parte, ancora la mia giacca appesa alla cyclette, praticamente sono appena tornata, e infatti vi ripeto, ancora la mascherina addosso, non ho tolto nulla, tranne le scarpe ovviamente, quelle le ho tolte subito, e niente, quindi ci rivediamo con un prossimo video. Io nel frattempo vi mando un bacione grandissimo e mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, io sono family-gaga, e soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e attivate la campanella così da ricevere le notifiche dei nuovi video. Per il resto io vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao a tutti amici.